Buongiorno, buongiorno a tutti ed eccoci pronti oggi in anticipo per una nuova puntata del Pungiglione insieme anche oggi fino alle 13. Oggi giovedì 18 maggio, allora vi presento subito il mio ospite Simone Scartozzi, bentornato. Ciao a tutti, buongiorno, sempre un piacere. Grazie anche per me invitarti. Allora Simone, parliamo di una cosa bellissima anche perché lo farei a Civitella del Tronto quest'anno, l'Onirico Festival torna, ci siamo quasi. Sì, torna come appuntamento solito da 12 anni a questa parte, i venerdì di giugno, nello specifico 9, 16, 23 e 30 giugno. Cambia la location, quest'anno si sale presso uno dei gioielli più belli della regione Abruzzo, certo. E la location appunto è la Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Bene, un posto bellissimo, poi giochiamo in casa, noi gioco in casa, insomma, a Civitella. Iniziamo un po' a dire qualche nome. Allora, diciamo il palinsesto, la programmazione, chiamiamola un po' come vogliamo. Quest'anno diciamo è molto importante, abbiamo fatto diciamo un gradino superiore a quello cioè per degli anni precedenti. È chiaro che gli anni precedenti veniva fatto ad ingresso libero, quest'anno, essendoci un biglietto a pagamento, era chiaro che dovevamo salire un po' di livello con nomi un po' più importanti, e sono felice perché ci siamo riusciti, insomma è una bella programmazione, anche se comunque ci siamo battuti per cercare di tenere il biglietto il più basso possibile. Costi bassi. Poi ne parleremo un po' anche poi, farla anche in una location così importante, anche solo l'ingresso in Fortezza, certo. Cioè non è che magari uno lo fa in un po' diverso, ecco, è chiaro che tutto rientra tra spettacoli, location, eccetera eccetera. Abbiamo fatto questo salto di qualità, chiamiamolo giusto. Così. Senti, iniziamo con il primo nome, la prima data. Allora, il primo nome, il festival, la 12ª edizione, apre, diciamo, quest'anno abbiamo scelto di fare 4 serate per 4 generi diversi. Okay. Ogni serata saranno previsti 2 concerti completi, non c'è, diciamo, un opening o una, diciamo, una sorta di line-up, ci sono proprio 2 concerti, per ogni serata. Si inizierà, diciamo, presto, quindi apriremo anche i cancelli molto presto, alle 8, quindi alle 8. Già potete avere l'ingresso in Fortezza e vi renderete conto già, per chi non c'è stato mai, della bellezza di questo luogo. Anzi, noi vi invitiamo anche magari a venire nel primo pomeriggio a fare un giro nel borgo. Fate un bel giro a Civitella. Ecco, un bel giro a Civitella, visitate tutto il borgo e poi dopo alle 8 potete salire in Fortezza, perché alle 8 apriamo i cancelli. All'interno della fortezza troverete stand food and beverage. Stiamo vedendo se perché abbiamo un sacco di richieste per dei mercatini di homemade, okay, e artigianato, certo. Dobbiamo vagliare anche questa cosa. Ci saranno tutte le sere, quindi il biglietto è comprensivo di ingresso in fortezza, dei 2 concerti, e poi alla fine dei concerti, diciamo, la festa non finisce qui, c'è anche un DJ set, cioè bello. Proprio una rassegna completa in tutto e per tutto. Partiamo il 9 giugno, diciamo quest'anno la prima data in apertura, abbiamo fatto una scelta, diciamo, un po' sul, come posso dire, per non sbagliare il termine perché non sono del genere, sul rap hip hop, okay. In apertura, quindi la prima band che si esibirà alle 10:15, 10:30 sarà Mudimbi, che è, insomma, un, non voglio sbagliare i termini, rapper che praticamente è venuto alla ribalta negli ultimi anni, molto molto bravo, ha una bella tournée da quello che ho potuto vedere, aprirà addirittura anche ai Subsonica, quindi è un bravo artista, diciamo. E poi dopo, diciamo, la line up è Coez, che vabbè, negli ultimi anni si è ricavato un bel posto nella scena hip hop indipendente italiana. Poi vabbè, adesso è uscito questo singolo che viene cantato ovunque, da Il Tormentone dell'estate. E adesso ascoltiamo. Facciamo un casino, ascoltiamoci, facciamo un casino, va? Ed eccoci di nuovo in diretta, Simone, abbiamo ascoltato Coez, Faccio un casino. E farà un casino a Civitella. Sì, faremo un bel po' di casino sano, ma un bel po' di casino. L'importante è quello. Allora, abbiamo cantato durante tutta la canzone. Immagino cosa accadrà a Civitella davvero quella sera. Allora, andiamo avanti.
Andiamo avanti, e quindi poi la programmazione prevede il 16 giugno, come dicevamo, appunto una scelta per ogni sera di genere diverso. Facciamo, diciamo, una delle icone della scena indipendente italiana. Però devo dire che qui chi si loda si sbroda, però questa cosa fatemela passare, perché abbiamo, diciamo, unito due band straordinarie. Allora, i Canova, che io penso che nel 2016 sia venuto fuori l'album più bello dell'anno. Cioè, il loro primo album, hanno tirato fuori una chicca bellissima. Io ho avuto l'occasione di averli ospiti un paio di mesi fa al Déjà Vu. È stato tutto un sold out, sì, incredibile, pieno di gente, gente che cantava le canzoni, perché sono molto orecchiabili, e quindi già i Canova ripagherebbero il biglietto da soli. E poi accoppiati con gli Zen Circus, che ormai, diciamo, sono un'icona della scena indipendente italiana, certo, con il loro frontman a Pino, una garanzia di spettacolo quella sera proprio. Cioè, abbiamo fatto un'accoppiata che funziona, insomma, da Dio, è bellissimo poterli vedere insieme. Di questa data sono molto soddisfatto e contento, perché si vede da come ne parli. Sì, no, perché l'ho cercata in ogni modo, e guarda, ti posso dire che accoppiarli non è stata facile, insomma, è stato un bel lavoro. E quindi loro meritano, e quindi salite appunto in fortezza il 16 giugno, perché la coppiata è Zen Circus e Canova. Invece poi il 23 giugno troviamo un ensemble anche qui straordinaria, perché sul palco dell'Onirico Festival il 23 giugno salgono una delle band più longeve, più importanti, certo, della musica, diciamo, anche internazionale italiana, che si è imposta all'estero, perché parliamo dei Modena City Ramblers, che è una, diciamo, delle urban folk più famose d'Europa. Assoluto, sì. E vabbè, quindi qui ci scateneremo con balli e danze. Questa è la mia serata preferita, ecco, sappilo. Con balli e danze ci scateneremo tutta la notte in ritmi, diciamo, in stile irlandese. È una serata che coinvolgerà tutto. Qui non è che dici c'è una scelta più giovanile o meno giovanile. Questa, sì, è una cosa molto, molto popolare. Infatti, ecco, i Modena City Ramblers abbiamo fatto un'ottima scelta, devo dire, molto popolare. E in apertura a loro c'è anche un'altra band famosissima, molto apprezzata anche a Civitella, perché sì, sono, se non ricordo male, l'abbiamo, ecco, chiamati a un borgo di birra il primo anno. E quindi sono anche molto apprezzati in loco, e abbiamo, la scelta è caduta sugli Area 765, che forse come nome non dice è, poco, sì, però sono gli ex componenti dei Ratti della Sabina. I Ratti della Sabina. Che appunto, come i Modena City Ramblers e appunto i Ratti della Sabina, negli anni 90 ci tenevano compagnia con i loro ritmi folk. E nulla. Dimmi. E nulla, quindi volevo dare qualche indicazione. Quindi per le prime tre serate, vale a dire Coez e Mudimbi del 9, Zen Circus e Canova del 16 e Modena City Ramblers e Area 765 del 23, del, okay, 23. Perché poi c'è anche un'altra data, che è quella del 30 giugno, diciamo che... La diciamo a parte? No, possiamo continuare anche a dirla adesso. Diciamo, è stata, diciamo, la punta di diamante, certo, di questo festival, perché veramente l'abbiamo voluta in tutto e per tutto, e alla fine, insomma, ci siamo avvalsi di un bel nome. Poi ieri è uscita tutta la programma, diciamo, la tournée, solo tour, sì, il solo tour, la tournée estiva di, stiamo parlando di Levante. E Levante, quindi, è una data importantissima, perché comunque il 30 giugno è un'esclusiva per tutto il centro Italia, nel senso che nemmeno a Roma suonerà per il centro Italia. Quindi o l'andate a vedere in Abruzzo, a Civitella del Tronto, a Civitella del Tronto, il 30 giugno, quindi o decidete di andarla a vedere a Pisa o a Cosenza. Allora venite a Civitella. E quindi venite a Civitella, perché risparmiate anche di tempo. Risparmiate, la fortezza è bellissima. Cioè. Poi Levante, insomma, adesso c'è stata questa esplosione. Diciamo, mamma mia, sì. Questi ultimi due brani. Io ci rivedo molto lei come i giornalisti, no? Che nell'ultimo, sì, anno c'è stata questa mega esplosione, e io sono felice che questa cosa ci è esplosa in mano, e che ce ne siamo, diciamo, ci abbiamo lavorato molto presto, abbiamo puntato molto su di lei. Lei infatti ci ha regolato questa cosa, e per noi adesso più questa cosa si espande e più ci fa piacere. In apertura a Levante, perché come dicevamo prima, ogni sera ci sono due concerti sé, poi, certo, proprio, cioè di nomi importanti, non è che appunto diciamo c'è una line up o un'apertura, però è chiaro che si deve fare una scelta, prima sono uno poi sono un altro. Vabbè, questo sì. Ecco, quindi prima di Levante suoneranno i Cuzzo.
basta che voi il tipo il martedì sera, se non sbaglio, accendete Italia 1 e i Cuzzo sono la official band di Bring the Noise su Italia 1. Sì, Italia 1 con Alvin. Ecco, però insomma ricordiamo pure che loro sono arrivati, mi sembra, 2 anni fa secondi a Sanremo Giovani. Sì. Sono una band insomma divertentissima. Ogni sono loro... pazzi, in realtà loro sono pazzi. Sono sul palco sono dei pazzi. Quindi diciamo è impensabile non venire a vedere un concerto dei Cuzzo perché ci si diverte. Poi dopo c'è Levante, quindi saranno 4 serate straordinarie. Bene, Simone, per 8 concerti. 8 concerti, 2 a sera. Io ti interrompo un attimo, poi parto. E 8 DJ set. Scusami, avevo rimosso questa cosa per concludere alla grande. Io ti blocco un attimo, ascoltiamo Levante con una canzone di qualche tempo fa, Alfonso, e poi ritorniamo in diretta. Ottima scelta. Hai visto? E poi torniamo di nuovo in diretta, così parliamo anche un po' dei prezzi, abbonamento, un po' sì, di tutto. Sì. Ed eccoci, siamo di nuovo in diretta con Simone Scartozzi. Stiamo parlando dell'Onirico Festival che quest'anno si sposta a Civitella del Tronto. Partiamo tra pochissimo, a giugno, il 9, la prima data. 16, 23 e 30 e 30 giugno. Per concludere, sono tutti venerdì? Sì, sì, tutti venerdì, tutti venerdì. Allora, noi comunque sono grandi nomi, la location è bellissima. Dimmi anche un po' i prezzi, no? Così ci regoliamo. Vale la pena salire, insomma, cioè abbiamo fatto un ensemble, quest'anno ci siamo superati, nel senso abbiamo lavorato bene, ci siamo impegnati e insomma è venuto fuori una bella cosa. Nulla, io volevo ricordare insomma che l'Onirico Festival è il festival più importante della provincia di Teramo e anche insomma... Dai, lo possiamo dire Abruzzo. No, sai perché? Non perché comunque c'è il mio amico Nicola Romani, che è il titolare del booking di DNA Roma, che a Vasto fa il Siren Festival. Per carità, allora, ci inchiniamo dopo il Siren Festival di Vasto, c'è l'Onirico Festival. Ok, quindi in Abruzzo abbiamo 2 grandi festival. Sì, il Siren Festival di Vasto, beh, di sicuro è il festival più importante della provincia di Teramo. Sì. Guarda, io volevo giusto spendere 2 cose perché comunque sono felicissimo che diciamo siamo saliti su questo podio, insomma, che non è facile, però allo stesso tempo sono anche molto orgoglioso perché comunque io diciamo nei booking quando mi sono presentato in questi anni facendo anche la programmazione per il mio locale mi sono sempre perché dietro di me non c'è nessuna diciamo che ne so tipo un'agenzia sì, di grandi hai... eventi, sì. Io non sono nessuno, insomma quando mi presento con la mia serietà e il mio modo di lavorare in maniera diciamo molto pulita e trasparente e appunto non è che io mi presento, senti sono il titolare di questa agenzia certo. Eventi e quindi però appunto ci siamo fatti un bel lustro diciamo negli anni lavorando seriamente e quindi anche quando chiamiamo questi grossi nomi ci vengono sempre delle risposte positive. Poi è chiaro che appunto lavorare in una location così insomma è molto stimolante, è gratificante, devo immagino. Dire personalmente è stata una bella sfida, l'ho accettata e devo dire che al momento sta andando tutto bene. Ora vai. Vi do delle indicazioni per partecipare all'Unirico Festival. Allora, la più diciamo conveniente, quella che noi comunque vi spingiamo a fare è l'abbonamento, vale certo. A dire l'abbonamento ha un costo di 30 euro più 3 euro di diritti di prevendita, quindi 33 euro. Dove si può acquistare l'abbonamento? Quindi con l'abbonamento avete l'ingresso a tutte e 4 le serate, per gli 8 concerti, per i DJ set, l'ingresso alla Fortezza e lo potete fare nei circuiti Ciao Ticket, che alla certo. Fine ogni tabaccheria oppure punto vendita lo potete trovare e online, quindi andate sul sito Ciao Ticket, cercate sul search Onirico Festival, vi esce il link e potete acquistarlo lì, vi stampate diciamo il voucher e entrate in Fortezza oppure presso il DJV di Sant'Egidio La Vibrata, gli abbonamenti già sono disponibili. Già ci sono, Simone, quindi già ci sono, possiamo venire. Quindi l'abbonamento è da 33 euro. Perfetto. Oppure se magari delle 4 serate c'è qualcuno che non vi garba, certo. Non volete, a parte che io vi do pure una cosa che non dovrei dire perché magari mi viene pure contro. Che ne so, tu combini l'abbonamento, c'ha 4 ingressi, che ne so, uno una sera ci fai andare tua cugina, infatti, una sera ci vieni tu, però considerate ragazzi che le prime 3 serate hanno un costo di 12 euro, mentre l'ultima serata, quella con Levante, perché comunque vabbè, ve lo immaginate perché costerà un po' di più, viene 15 euro. Quindi le prime 3, 12 euro, l'ultima 15. Se fate 2 conti, infatti, è 51 euro a cospetto dei 33 euro. Poi è
chiaro, uno c'ha un impegno, un altro, devi lavorare. Certo, magari non puoi scegliere appunto di fare l'ingresso allo spettacolo unico. L'ingresso allo spettacolo unico non ci sono, sottolineo questa cosa perché stiamo ricevendo 3000 messenger, email, WhatsApp. Allora, l'ingresso allo spettacolo unico non c'è nessuna prevendita, perché sennò anche lì avremmo dovuto aumentare il prezzo per le prevendite. Quindi tranquillamente dalle 8 all'apertura dei cancelli, le sere degli eventi, venite alle 8 al botteghino della Fortezza e c'è il ticket per l'ingresso allo spettacolo unico, mentre le prevendite rimarranno aperte solo per gli abbonamenti fino al 9 giugno, e come già detto online sul sito di Ciao Ticket o nei circuiti Ciao Ticket o presso il Déjà Vu. Spero di essere stato chiarissimo. Poi comunque c'è una pagina Facebook dove possiamo vedere tutto dell'onirico, anche tu Simone Scartozzi, insomma, con Simone Déjà Vu, io Déjà Vu, insomma, tu sei Déjà Vu. E quindi possiamo trovare. C'è una pagina dell'evento, quindi scrivete Onirico Festival, vi uscirà l'evento, mettete parteciperò o mi interessa, quindi vi verrete aggiornati costantemente. Sì. Anche lì abbiamo fatto appunto un link dove c'è una lista di tutte le, diciamo, i punti vendita Ciao Ticket in tutto l'Abruzzo, nella provincia di Ascoli Piceno, la provincia di Fermo, quindi siamo molto, insomma, ferrati. Perfetto Simone, io ti ringrazio davvero tanto, tornerai a trovarmi prima del 9 giugno, tornerai magari anche con Riccardo e Fabio, responsabile della Fortezza, che oggi non c'erano, però magari la prossima volta venite tutti insieme, facciamo pure qualche ringraziamento, insomma, se andiamo in Fortezza Civitella è perché comunque qualcuno ci ha voluto lì, ecco, il sindaco di Civitella, l'assessore alla cultura e politiche giovanili del Comune di Civitella, Riccardo De Donicis, Fabio, che è il presidente dell'ente Fortezza di Civitella, insomma, siamo stati accolti benissimo, diciamo, c'è stata proprio sono contenti, ecco, sono contenti che facciamo questa cosa, però è chiaro, non per questo dimentichiamo e ringraziamo anche chi, insomma, per 12 anni ci ha ospitato, cioè vale a dire il Comune di Sant'Egidio Vibrata, tutte quelle personalità e istituzioni che si sono poi susseguite nei 12 anni di permanenza a Sant'Egidio, quindi è chiaro che poi quando ti viene fatta una proposta così, una di poter sono un po' diversa, ecco, più grande anche lo spazio che comunque la Fortezza nomi può, più importanti, può certamente accogliere molte più persone, ovviamente. Va bene, poi guarda, questa è una cosa che vale da dire anche per appunto, noi quando abbiamo mandato le foto ai della Fortezza di Civitella, perché giustamente loro si avvalgono, io, però un conto ci sì, vabbè, ma tu muovi questo nome così importante, ma dove lo fai? Quando abbiamo mandato le foto della Fortezza Civitella, immagino, si sono, diciamo, tutti quanti inchinati, nel senso, ci veniamo molto 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 volentieri. Immagino. Poi vabbè, poi quello che è successo, diciamo, anche nell'inverno, insomma, tutti molto propensi a venire. Quindi, sì, venite a Civitella, poi diciamo, venite a Civitella. Simone, grazie mille, noi ci salutiamo con Un giorno di pioggia. Bella, ottima scelta. Grazie. Ciao Simone, ciao a buon tutti. Lavoro. Ciao.